Bruno Editore presenta Diventare amministratore di condominio. Come avviare, sviluppare e far crescere un'attività di amministrazione condominiale vincente. Di Alessandro Merli. Introduzione. Il settore condominio in Italia è una grandissima opportunità di lavoro. Se si considera che il 75% della popolazione italiana vive in condominio e che altri, pur non vivendo in condominio, lavorano in immobili direzionali, commerciali, industriali, siti in condomini, si può affermare che circa il 90% della popolazione ha a che fare quotidianamente con questo settore. Dopo questa breve introduzione sul mercato del settore condominio, vi do il benvenuto in questo mio corso illustrativo sulla professione dell'amministratore e su quanto ruota attorno ad essa, dagli aspetti fondamentali a tutti quelli complementari che sono di sicuro interesse, sia per chi si affaccia per la prima volta a questa materia, sia per chi la mastica già. Il motivo principale per cui ho deciso di occuparmi della materia condominiale all'interno di questo corso è fornire delle solide basi a chiunque voglia provare a esercitare la professione di amministratore condominiale. Per mia sfortuna, infatti, non ho avuto modo di avere un supporto che mi orientasse quando mi stavo avvicinando per la prima volta a questa bellissima attività. Ora, dopo qualche anno di attività, posso dire di essere soddisfatto di quanto ottenuto con tutti i sacrifici professionali sostenuti. Forse perché, dopo tanto tempo, ho mantenuto la stessa voglia e la stessa tenacia che avevo nel primo giorno in cui ho iniziato a lavorare in questo settore. Devo ammettere dunque che tutti i risultati che ho ottenuto non sono arrivati senza fatica, ma solo a fronte di un impegno totale e con una determinazione molto forte e sempre costante. Ovviamente, come in tutte le attività imprenditoriali, i risultati sono possibili solamente se ci si mettono impegno e determinazione uniti alle giuste strategie. Per quanto riguarda le strategie che esporrò nei prossimi capitoli, devo precisare che sono tutte frutto della mia esperienza che non viene dai libri di testo, ma direttamente dalla realtà lavorativa in cui opero. Per cui, con questo corso, non ho la presunzione di descrivere il modo perfetto di avere successo in questo settore, ma voglio solo riportare come, a mio parere, si può iniziare e sviluppare un'attività di amministrazione condominiale vincente. Considerando le premesse fatte e che la mia formazione è di tipo tecnico, ho ritenuto opportuno dare al corso un carattere prettamente pratico, puntando subito al cuore dell'argomento e trattandolo in modo molto semplice e preciso. Il mio obiettivo è di non essere mai noioso e superfluo, ma utile a tutti coloro che, come il sottoscritto, amano questo lavoro e vogliono sempre migliorarsi in modo da offrire alla clientela il miglior servizio possibile.